Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento dell'Armonia della Vita, il nostro programma in avvicinamento al 10° incontro mondiale delle famiglie. Voglio subito salutare il carissimo Don Vincenzo che come sempre è al mio fianco. Ciao, bentrovato Don Vincenzo. Grazie, grazie a te e come sempre a coloro che ci vedono e ci ascoltano. Allora, Don Vincenzo, prosegue la nostra marcia di avvicinamento, ormai sempre più vicina a questo incontro che si terrà nei prossimi giorni, dal prossimo 22 giugno a Roma, che vedrà riunite migliaia di famiglie nella capitale, ma poi in maniera diffusa in tutto il mondo, nelle diocesi, nelle parrocchie. E questo percorso di avvicinamento oggi lo sentiamo più vicino perché, Don Vincenzo, avremo la possibilità di parlare dei patroni di questo incontro mondiale, che sono i coniugi Beltrame Quattrocchi, beati, i primi beatificati, la coppia di sposi, la prima coppia di sposi beatificata all'interno della Chiesa da Papa Giovanni Paolo II nel 2001. Dunque sentiamo vicino questo evento importante e lo vogliamo trattare seguendo come al solito quelle che sono le tematiche che ci stanno accompagnando lungo questo cammino. Padri e madri è il titolo di quest'oggi, e riferendolo poi ai coniugi Beltrame Quattrocchi vedremo come si sposi, ecco, potremmo dire in maniera davvero eccellente con questa tematica. Prima di vedere però il video di Papa Francesco, Don Vincenzo, io partirei subito con l'introdurre, ecco, questa tematica, perché come scrive Papa Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, l'amore genera vita. E parlando di padri e di madri, ecco, non possiamo non accennare a questa generatività che c'è all'interno del rapporto. Però all'interno della famiglia esistono anche delle diversità. E queste diversità si esplicano anche nel rapporto con i figli. Ecco, ti chiederei per partire, come possiamo riuscire a trovare una sintesi di queste diversità all'interno della famiglia? Ma ci sono diversità che partono dalla natura stessa, ecco, dire padri e madri significa dire una relazione tra un uomo e una donna certamente, ma anche dire una relazione con coloro che generano, quindi non si può non fare riferimento ai figli, e dire figli significa anche, almeno quando ce n'è più di uno, significa anche una relazione tra fratelli e sorelle. E penso che, ecco, la figura dei beati, i due beati, come normalmente vengono definiti, ci possa aiutare molto a capire questo. In una famiglia dove l'amore tra un uomo e una donna li ha portati agli altari, all'onore degli altari, non singolarmente, non l'uno separato dall'altro, non perché l'uno si è santificato senza dell'altro, ma in quanto sposi. E quindi in quanto sposi hanno saputo generare una vita di affetti, di amore, che abbraccia, un autore definisce, ecco, l'amore cristiano nella vita di famiglia un po' l'amore a matriosca, che abbraccia un po' le tre dimensioni dell'amore, da quello fisico a quello affettivo, a quello spirituale, a quello divino, anche possiamo aggiungere noi come cristiani. Ecco, coniugi che hanno vissuto al loro interno questo, ma che poi hanno saputo donarlo ai figli, quattro figli nella loro famiglia, e due maschi e due donne, e quattro figli che hanno gustato l'amore per il bello dalla vita di questi loro genitori, e non perché tre di loro si sono avviati e hanno vissuto una vita di consacrazione, due come padri benedettini e l'altro come suora di clausura, e anche la quarta, Enrichetta, poi è vissuta in una dimensione di consacrazione laicale. Ma diciamo non solo per questo, ma la vocazione alla vita religiosa di questi figli è nata in famiglia, nella loro casa, nell'esperienza di genitori che si sono voluti bene, di genitori che esprimevano nell'affetto reciproco, ma anche nella vita di santità,
nella preghiera continua. Ecco, hanno saputo vivere tutto questo. Un padre ed una madre che sono stati sempre presenti, un padre e una madre che hanno dato quello che la scrittura, il libro dell'Esodo, ma anche i Salmi, definiscono di Dio come il Dio che è padre, pietoso, misericordioso, è un Dio cioè che ha queste due dimensioni di paternità e di maternità, perché nell'amore biblico Dio viene definito con due termini che indicano l'uno proprio l'amore di tenerezza di Dio verso la sua creatura, esed in ebraico, che è uno dei termini più usati in tutta la scrittura, e l'amore misericordioso, tenero, gratificante, lento all'ira, grande nell'amore, gratuito, dice ancora la scrittura. Ma Dio è anche vive anche un amore, come dire, quasi affettivo, effettivo, quasi corporale con le persone. Difatti l'altro termine è quello che in ebraico Rachem, che poi traduciamo proprio con utero, quindi è proprio l'amore che la madre genera per il frutto del proprio grembo. Quindi sono relazioni diverse, persone diverse, ma che insieme poi vivono questa relazione di completamento reciproco, umano, un completamento umano e cristiano insieme. E allora, Don Vincenzo, abbiamo capito che questa diversità è insita all'interno di ogni famiglia, poi nella famiglia dei coniugi Beltrame Quattrocchi si è esplicata in maniera ancora più, potremmo dire, genuina. I disegni e le sorprese di Dio, ecco, non finiscono mai. E allora ascoltiamo cosa dice Papa Francesco a proposito della paternità e della maternità nella famiglia. Uno sguardo attento alla vita quotidiana degli uomini e delle donne di oggi mostra immediatamente il bisogno che c'è ovunque di una robusta iniezione di spirito familiare. Infatti, lo stile dei rapporti civili, economici, giuridici, professionali, di cittadinanza, appare molto razionale, formale, organizzato, ma molto disidratato, arido, anonimo. Diventa a volte insopportabile, pur volendo essere inclusivo nelle sue forme, nella realtà abbandona alla solitudine e allo scarto un numero sempre maggiore di persone. Ecco perché la famiglia apre per l'intera società una prospettiva ben più umana. Apre gli occhi dei figli sulla vita, e non solo lo sguardo, ma anche tutti gli altri sensi, rappresentando una visione del rapporto umano edificato sulla libera alleanza di amore. La famiglia introduce il bisogno dei legami di fedeltà, sincerità, fiducia, cooperazione, rispetto. Incoraggia a progettare un mondo abitabile e a credere nei rapporti di fiducia anche in condizioni difficili. Insegna ad onorare la parola data, il rispetto delle singole persone, la condivisione dei limiti personali e altrui. E tutti siamo consapevoli della insostituibilità dell'attenzione familiare per i membri più piccoli, più feriti e persino più disastrati nelle condotte della loro vita. C'è bisogno di una robusta iniezione di spirito familiare. Prendiamo questa frase di Papa Francesco importante e ci fermiamo per la pubblicità, perché poi ritorneremo a parlare dei coniugi Beltrame Quattrocchi e del perché sono i patroni dell'incontro mondiale delle famiglie. Restate con noi.
Eccoci tornati in diretta, dunque Don Vincenzo, vogliamo dare subito il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, di stasera, fra Massimiliano Noviello e Giovanni Giordano, il presidente dell'associazione Il Mestolino di Dio, che si occupano in maniera specifica della causa di beatificazione, ma in questo caso di canonizzazione dei coniugi Beltrame Quattrocchi. Buonasera, bentrovati, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera. Pace e bene, padre Massimiliano, ti ritroviamo ancora una volta davvero con piacere sui nostri schermi. Allora, io vorrei partire per un po' definire in poche parole, ma non lo faccio io, lo fa la lapide che è stata posta sul sepolcro dei coniugi Beltrame Quattrocchi, per sintetizzare quella che è stata una vita straordinaria di questi due testimoni della fede. Sposi e genitori secondo il Vangelo, vivendo insieme la grazia del matrimonio, ne hanno scalato insieme le vette. Lassù cantano insieme l'Eterno Magnificat, mentre qui attendono la risurrezione sotto lo sguardo dolcissimo della Madonna del Divino Amore. Sposati il 25 novembre 1905, beatificati da Sua Santità Giovanni Paolo II il 21 ottobre del 2001. Ecco, i coniugi Beltrame Quattrocchi sono i patroni dell'incontro mondiale delle famiglie. Verrebbe da dire perché, ma ecco, padre Massimiliano, sarai tu, ecco, un po' a dirci la straordinarietà di queste vite vissute insieme nel matrimonio. Senti, il vicario del Santo Padre, il cardinale De Donatis, in accordo con il dicastero per i laici, la famiglia e la vita, hanno voluto che i beati coniugi fossero i patroni, come tu dicevi, del decimo incontro mondiale delle famiglie, del meeting mondiale, che avrà inizio il 22 giugno e terminerà il 26 con l'Angelus del Sommo Pontefice. Questa coppia è un'autentica e credibile attuale testimonianza di un amore coniugale. E per far vedere a tutti, mostrare a tutti che la santità è possibile e parte proprio dal matrimonio, non al di fuori del matrimonio, ma per mezzo del matrimonio, utilizzando, scavando nella grazia sacramentale. E lo scopo è quello di sviluppare il tema scelto dal pontefice, che è questo: l'amore familiare, vocazione e via di santità. Questo è il tema per la giornata mondiale, tenendo conto anche di alcune indicazioni fondamentali, tipiche e forti, che emergono da Amoris Laetitia, nel documento del Pontefice, un testo che si presenta come una linea programmatica molto chiara per sviluppare poi la possibile pastorale familiare nei prossimi anni. Questo è il motivo per cui il Sommo Pontefice proclamerà patroni i beati coniugi. Ecco, allora, padre Massimiliano, questa testimonianza di vita che tu ci hai per certi versi sintetizzato, in che cosa consiste? Dicevo, ecco, il matrimonio celebrato da questi coniugi il 25 novembre del 1905 nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nella cappella di Santa Caterina d'Alessandria, dove noi abbiamo posto la lapide, insieme all'associazione, con il presidente e tutti gli altri dell'associazione, è stato un momento forte, perché essi hanno vissuto un cammino di santità in su, proprio attraverso il matrimonio, in un costante cammino di crescita spirituale che non ammetteva lentezze, assolutamente. I figli sono stati educati a una grande fede, non alla piccola fede, come dice San Giovanni Paolo II, ma la grande fede è quella che nasce da un compito e da una responsabilità nell'educare bene i propri figli, nello scavare nella grazia sacramentale del matrimonio e nel portare avanti quel compito civile, anche in quanto noi parliamo di laici, orientando la materia che trattavano verso Dio. E quindi furono gli iniziatori, pensate che questi furono gli iniziatori della pastorale familiare nella diocesi di Roma. Questi, come ha detto il cardinale De Donatis, questi sono stati i pionieri. Prima dei beati coniugi non si facevano i corsi prematrimoniali, con i beati coniugi iniziano i corsi prematrimoniali, anche grazie ai diversi incontri che i beati coniugi hanno avuto con i diversi pontefici, ben quattro. Quindi voglio dire,
Ecco, pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale la Beata Maria si occupò molto di un'attività chiamata il fronte della famiglia. In che cosa consisteva? Aveva rimediato un piccolo ufficio a casa dove accoglieva famiglie divorziate, dove accoglieva donne che avevano perso il marito durante la guerra mondiale, e quindi orientando, incoraggiando, promuovendo, consigliando e addirittura non soltanto le famiglie, ma anche i religiosi che avevano vissuto un periodo tremendo durante la Seconda Guerra Mondiale, per non dire poi anche della loro attenzione nella vita familiare. Pensate che il Beato Luigi non ha mai lasciato il posto il posto del banchetto familiare, il pasto comune, per andare con degli amici a mangiare fuori casa, perché per il Beato Luigi questa era una cosa assolutamente incompatibile per il suo attaccamento alla famiglia. Per cui prima la famiglia e poi anche le attività, a meno che non c'erano degli impegni civili, ecco. Don Vincenzo. Sì, padre Massimiliano, sono stati fidanzati per pochi mesi, 8 mesi in tutto, però ci sono delle belle lettere che si scrivono tra di loro. Ecco, ci puoi raccontare un po' più in profondità questa loro esperienza del tempo del fidanzamento, che forse per i tempi nostri sembra qualcosa del passato, qualcosa che non riguarda più, ma che invece hanno vissuto in pienezza, in quell'amore a matriosca, come dice qualcuno, quindi un amore fisico, un amore psichico e un amore spirituale insieme. Sì, ci sono delle pagine stupende delle lettere, perché loro hanno lasciato due testi scritti dell'amore coniugale, che sono delle lettere di fidanzamento, e l'altro testo, dialogando con i figli, quando i figli entrarono in monastero, la mamma continuò il suo magistero appunto di accompagnatrice dei figli, in quanto lei si reputava anche sacerdote dei propri figli. Ebbene, dicevi bene che sono delle lettere appassionanti, che denotano soprattutto questo spirito gioioso, piacevole, generoso, sereno. Non c'era musoneria nella casa Beltrame, assolutamente. C'era invece uno spirito fatto di reciproca delicatezza, uno spirito di mutuo affetto, di garbo. Non c'erano minimamente parole pungenti tra di loro. Quando c'erano delle contrarietà, lontano dai figli, andavano nella stanza da letto e scambiavano le proprie opinioni, nel rispetto sempre l'uno dell'altro, sapendo che ognuno è diverso dall'altro. L'importante è il fine, dove bisognava arrivare. Adesso il marito può arrivare in un modo, la moglie può arrivarci in altro modo, ma per loro quello che era importante era il fine. E quindi, dicevo, fatto di una delicatezza enorme. Ci sono delle scene bellissime quando già all'età di 50 anni, 60 anni, Maria era partita per un viaggio con la figlia Enrichetta, la venerabile Enrichetta. Di ritorno Papa Luigi, il Beato Luigi, che tra i vagoni del treno con ansia corre per accogliere la propria moglie, lasciando un impegno importante allo Stato, visto che era un avvocato generale dello Stato. E questo fa capire la passione a un'età, a una certa età, fatta di rispetto, di garbo, la mutua comprensione. In casa Beltrame c'era l'ascolto, l'accoglienza, la disponibilità, l'esercizio della gioia. Pensate che durante il periodo della guerra, Seconda Guerra Mondiale, poiché Maria si occupava dell'accoglienza di queste famiglie disorientate dalla guerra, Luigi, poiché attendeva la moglie per incominciare il pranzo e Maria ritardava qualche volta, fece trovare scritto sul piatto: viva il divorzio. Ecco, questo per dire che la santità può essere vissuta anche con giocondità, con ilarità,
non tanto con quella serietà che con leggerezza potremmo dire, ecco, per con leggerezza, perfetto padre Massimiliano, perfetto. Allora tra pochi istanti noi torneremo di nuovo a collegarci con voi anche per scoprire quelle che sono le associazioni, le attività dell'associazione Il Mestolino di Dio, perché abbiamo, ecco, anche la fortuna di avere il suo presidente, dunque di capire un po' quali sono queste importanti attività. Vi chiedo solo un po' di pazienza perché dobbiamo andare necessariamente in pubblicità e poi torniamo di nuovo a collegarci con voi. I nostri amici, chiedo un attimo di pazienza, qualche consiglio dalla regia e poi ritorneremo qui per parlare dei coniugi Beltrame Quattro Occhi. Eccoci dunque, allora riprendiamo la nostra diretta in collegamento Skype. Con noi abbiamo Fra Massimiliano Noviello e Giovanni Giordano che ci stanno parlando di queste figure straordinarie che potremmo ricondurre ad una figura straordinaria che è la famiglia Beltrame Quattro Occhi. Mi colpisce molto il fatto che siano chiamati i Beati, ecco, proprio non per una distinzione ma per identificare il fatto che siano una cosa sola, ecco, potremmo sintetizzarlo in questa maniera. Allora andrei da Giovanni Giordano, che è in compagnia di Fra Massimiliano e del presidente dell'associazione Il Mestolino di Dio, per chiedergli, penso mi senta, sì, ci state sentendo, sì, okay, perfetto. Per chiederti, ecco Giovanni, quali sono le attività allora dell'associazione? Allora, l'associazione nasce 12 anni fa con l'approvazione di Monsignor Spinillo e diciamo, nell'associazione ci occupiamo principalmente di promuovere, diciamo, gli ideali e tutto ciò che ci hanno tramandato i Beati Coniugi e diciamo, che sono stati portati avanti questi valori dalla venerabile Enrichetta Beltrame, la figlia, e che praticamente ha come obiettivo principale quello di promuovere i valori della famiglia cristiana ai giorni nostri. Inoltre, diciamo, nell'associazione, diciamo, siamo onorati di avere la partecipazione, oltre che di 50 membri, tra virgolette, ordinari, possiamo dire, anche di numerosi vescovi e monsignori che, come noi, si impegnano a portare avanti questi valori e diciamo, con l'obiettivo comune che abbiamo tutti di aumentare la spiritualità nelle famiglie tramite la diffusione del Santo Rosario e diciamo, frequentare la Chiesa in tutte le sue sfaccettature, possiamo dire. Ed è significativo, Don Vincenzo, che sia un giovane ad essere il presidente, vero? A te la parola. Sì, senz'altro, perché se i santi non parlano a noi di oggi, qui ci abbiamo Padre Pio, ogni tanto il suo padre spirituale, di fronte a Padre Pio che desiderava morire per andare in cielo, il suo padre spirituale gli diceva: "Ne voglio, il Signore ha bisogno dei santi qui sulla terra", e quindi nei vari tempi, nelle varie realtà. E oggi far sentire a molti giovani la bellezza della vita del matrimonio come qualcosa di, come dire, di gioioso, di realizzante, di qualcosa che ti realizza pienamente, come l'esperienza dei due beati hanno vissuto tra di loro. Io penso che questo sia molto importante. Quindi grazie un po' per quello che state facendo. E a me piacerebbe. Grazie a voi per l'opportunità che ci date. E a me piacerebbe ancora. Ecco, allora sì, perché Don Vincenzo vorrebbe chiederti qualcos'altro, padre Massimo. Sì, ancora qualche minuto ce l'abbiamo, lo impieghiamo tutto. Ecco, i tre punti direi che proprio nella vita io ho letto qualcosa, ecco, non è che li conosca benissimo, anche perché mi è sembrato che dopo che è stato detto che sono la prima coppia che viene beatificata, poi forse non abbiamo approfondito un po' la vita di questi due beati. A me sembra che l'altra dimensione sia quella dell'educazione dei figli, un'educazione importante, perché Maria Corsini è stata impegnata moltissimo, è stata impegnata moltissimo, andava facendo conferenze eccetera, e tutto questo partiva dall'esperienza loro. E poi l'altra, quella della
del loro impegno nelle varie associazioni del tempo, associazioni anche a sfondo sociale, a sfondo politico, e quindi ecco qualcosa su questi altri due aspetti, l'educazione dei figli e la testimonianza cristiana nel mondo. Sì, Maria ha scritto 17 testi sul compito educativo, e ricordiamoci che il giorno in cui furono beatificati, San Giovanni Paolo II ebbe a dire dalla loggia pontificia: questi coniugi sono stati beatificati perché hanno svolto bene il proprio compito educativo nei confronti dei figli e ci sono riusciti, aprendo in questo modo la strada che la santità è possibile viverla nella famiglia, il cui compito della famiglia principalmente è quello educativo. Maria, io ho detto all'inizio che si sentiva sacerdote nei confronti dei figli, è stata di una delicatezza enorme. Il compito educativo dei figli non riguarda in delle norme, dice Maria, da dare ai figli, ma consiste fondamentalmente nel convertire i genitori. Maria e Luigi, questa prima coppia beatificata, parte dal fatto che sono i genitori che devono convertirsi, non dando o imponendo delle cose ai figli. Porto un esempio. Subito dopo il matrimonio, Luigi e Maria vivevano a via Agostino De Pretis, vicino Santa Maria Maggiore, e nella loro casa vivevano i nonni e i bisnonni della Beata Maria. I beati coniugi, come ogni coppia legittima, avevano la passione per la musica, classica. Quindi ogni mese partivano per andare a San Carlo a Napoli, per ascoltare il concerto di musica classica, cosa giusta, cosa legittima. D'altronde avevano anche i nonni e bisnonni a casa, per cui niente proibiva ai beati di poter lasciare i figli ai propri genitori e bisnonni durante il periodo il momento della notte, quando dormivano. Un giorno Maria, ritornando dal concerto di musica classica da Napoli a Roma, incontrò il futuro padre Paolino, che era seduto sul letto. E la mamma, che aveva l'abitudine di salutare i figli durante la notte dando il bacio e la benedizione, sentì il figlio che disse: mamma, non lo fare mai più. Paolino disse questa espressione rivolgendosi alla mamma, e la mamma disse: ma perché, che cosa ho fatto? Mamma, io durante la notte mi sono svegliato, ho avuto bisogno di te e tu non c'eri. Da quel momento in poi Luigi e Maria faranno la scelta di non andare mai più a un concerto di musica classica. Quindi voglio dire, oppure c'è l'altro episodio molto bello di Paolino, che durante era il più discolo, durante il eppure si è fatto trappista, quindi tutto da dire. Aveva un carattere molto vivace, per cui aveva l'abitudine di non stare mai fermo seduto a studiare. Doveva sempre camminare o addirittura salire sull'albero, e c'è la scena bellissima, lo scrive Maria questo nei suoi diari, la scena bellissima di Paolino che è sull'albero e il papà, il beato Luigi, che è sotto e ascolta la storia dal figlio che sta sull'albero, e dandoci un grande insegnamento, che i figli vanno presi per il proprio carattere, non imponendo loro le nostre violenze, anche giuste, legittime, che quando uno studia deve stare fermo. Però, ecco, a loro non interessavano infatti i voti che riportavano, e dicevano ai figli che la cosa importante è avere la coscienza pulita e averci messo tutto l'impegno. Anzi, un giorno in cui uno dei figli si permise di tornare a casa dicendo alla mamma che aveva dato fastidio in classe, la mamma scrisse una lettera alla maestra dicendo: la prego cortesemente di dare una lezione esemplare a mio figlio davanti a tutta la classe. Questo per far dire il compito educativo di questi coniugi. Oppure possiamo ricordare l'altro evento importantissimo. Loro hanno puntato all'educazione degli affetti, del cuore, della volontà. A loro per questo era molto importante. Pensate che quando Tarciso, Paolino e Cecilia andavano in montagna con il papà, perché amavano molto, a Serravalle di Bibbiena, lì dove si sta ristrutturando la casa di spiritualità dei beati coniugi,
quando andavano a fare le escursioni in montagna, il papà aveva messo una legge che si sarebbero concessi un momento di rinfresco soltanto nel momento in cui sarebbero arrivati alla cima della montagna. C'è la scena bellissima di Suor Cecilia, la futura suora, un'altra figlia dei Beati, che durante il tragitto dice: papà, io ho sete. E il papà dice: arriviamo su e così verrai. C'era una chiesetta come un piccolo rifugio sulla montagna, e c'è la scena bellissima di Cecilia che entra in chiesa e intinge il dito nell'acqua santa per bere. Ecco, questo per dire la forza di volontà. Oppure di Paolino, che dice di aver sete e il papà dice: dobbiamo arrivare su e poi verrai. Un altro poco a papà, e lui dice: ma io muoio. E il Beato Luigi dice: papà verrà al tuo funerale. Ecco, piccoli esempi, cose che non sono niente, però dicono molto, perché oggi il più grande problema nelle famiglie è che non c'è più dialogo, l'educazione viene demandata o al papà o alla mamma, non c'è una educazione che sia univoca, ma ognuno va per binari suoi e quindi cerca di accalappiare il figlio senza tener conto, ecco, che il compito educativo è quello è primario dei genitori. D'altronde se lo sono assunti durante la celebrazione del matrimonio. Certo. Per cui c'hanno molto da dire questi beati. Senti, padre Massimiliano, noi siamo in chiusura. Io ti chiederei in una frase davvero di dirci che cosa dicono oggi questi beati alle famiglie del 2022. In una frase. In una frase dico quello che è stato scritto lì a Santa Maria Maggiore quando abbiamo messo la lapide, che il matrimonio è bello, è possibile vivere in Dio e per sempre. Benissimo, perfetto. Allora noi, Don Vincenzo, chiudiamo anche oggi questa puntata e ringraziamo i nostri carissimi ospiti per essere stati con noi, e ci rincontreremo sicuramente parlando delle famiglie e di queste straordinarie figure dei beati coniugi. Io tra l'altro oggi ho imparato, perché ho un figlio come Paolino, il figlio dei beati coniugi, che non sta mai fermo, quindi mi rivolgerò al Beato Luigi per evitare di farlo scendere non dall'albero, però insomma di farlo stare un po' fermo. Scherzi a parte, grazie ancora padre Massimiliano, grazie ancora per essere stati con noi, a Giovanni, presidente dell'associazione Il Mestolino di Dio, e grazie Don Vincenzo, ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, grazie a voi. Buonasera, grazie. Linea alla regia.